L'Avezzano esce sconfitto seppur di misura dal Benelli di Pesaro al cospetto della prima della classe, uno stop che fa proseguire il momento nero dei biancoverdi ancora fermi a quota 2 punti in classifica, con Giampaolo che si presenta con il tridente davanti formato da Pellecchia, Branicchi e Dos Santos, ma lo schieramento con una prima linea pesante non basterà per arginare la squadra di Riolfo che inizia subito dopo 3 minuti con la doppia conclusione di Fico la prima e Olcese poi, entrambe fuori di misura. La risposta avezzanese con Dos Santos al sesto, che spedisce però alto il sinistro, e poi al decimo sempre con il centravanti brasiliano che nonostante carta riesce comunque a concludere verso la porta pesarese anche se in maniera imprecisa. Al 17esimo Visse che costruisce una ghiotta opportunità, spunto di buono Cunto che serve Ficola, traversone da destra con giri giusti che pesca la staffilata proprio di carta, gol mancato non di molto. Proteste marchigiane al minuto 31, triangolazione tra buono Cunto e Olcese, l'ex attaccante del Teramo cade in area dopo un contatto con un avversario, ma per sprezzola di Mestre tutto regolare. I biancorossi però salgono di livello e dopo 3 giri di lancette situazione da moviola ancora nell'area marsicana. Punizione di carta, la battuta di Caccioli è salvata sulla linea da un difensore biancoverde, almeno nella valutazione della terna arbitrale. L'Avezzano però non riesce più a contenere i padroni di casa che passano al minuto 34. Destro di controbalzo di buono Cunto, su sponda di un compagno di squadra, la traiettoria diventa imparabile per Lombardi e Bis che passa a condurre. Nel frattempo al Benelli comincia a piovere e la reazione biancoverde è sempre affidata a Dos Santos che al minuto 39 viene anticipato sul più bello dalla chiusura di Caccioli. Nella ripresa il leitmotiv rimane più o meno lo stesso con la Bis che cerca il punto della sicurezza. Al 51esimo angolo calciato da buono Cunto, Caccioli però non riesce a trovare la via della rete, esattamente come Baldazzi che strozza la conclusione successiva. È sempre la squadra di casa a fare la partita e a rendersi pericolosa al 58esimo grazie a Ficola che anticipa tutti, serve l'inserimento dell'accorrente carta che con la battuta al volo di sinistro non riesce a centrare lo specchio della porta. Tracce di Avezzano al 67esimo quando Pellecchia strozza troppo il pallone al momento di battere a rete e con Marfella che non ha problemi a fermare il tiro dell'esterno biancoverde. Giampaolo toglie Cerone e inserisce Bianciardi, ma dopo nemmeno un minuto la Bis cala il bis. Lo fa grazie al cross di Ficola che trova in area di rigore il terzo tempo di Emiliano Olcese che sale più in alto di tutti e manda di testa nell'angolino basso della porta dei Lombardi. Al risultato acquisito girandola di sostituzioni, nell'Avezzano Giampaolo richiama Branicchi per Acatullo mentre tra le fila marchigiane è fuori Bartoletti, Baldazzi e Boccioletti per Bellini, Cruz e Calzola. Ma evidentemente la squadra di Riolfo si rilassa troppo e al minuto 88 è proprio Acatullo a riaprire le sorti del match sfruttando un errore di Marfella e depositando in rete il pallone del 2-1. Non succederà più nulla però, nei minuti restanti, compresi i 4 di recupero, l'Avezzano si ferma ancora ed è il secondo stop in 4 gare per i biancoverdi, ancora secco di vittorie con soli 2 punti e sole 2 reti realizzate. Troppo poco per una squadra costruita, almeno negli uomini, con ben altre ambizioni. Domenica impegno al De Marsi da non fallire contro il nero stellati Pratola, fanalino di coda. Per la Vissi invece continua il viaggio a punteggio piano in classifica. Una partita combattuta dove abbiamo cercato subito di trovare la via del gol, sono stati bravi l'Avezzano a negarcelo nei primi minuti, poi c'è stato un momento dove abbiamo comunque razionalizzato un po' più le nostre azioni, abbiamo trovato la conclusione comunque organizzata di buono Cunto che ci ha sbloccato la partita. Cercavano di lavorarci molto sulle palle profonde con Dos Santos e Bradichi e Pellecchia sotto, ce lo aspettavamo, siamo riusciti a trovare le contromisure e poi secondo tempo siamo stati un po' più attendisti a cercare di sviluppare in contropiede, abbiamo trovato il gran gol di Olcese di testa e siamo molto contenti della prestazione fatta.